Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. I Love Italy su Radio Miami International. Ringraziamo anche l'amico Marco Renzi da Milano per la nuova sigla. Questa è la Double RMI, WRMI, Radio Miami International. Siete all'ascolto appunto di I Love Italy, 15 minuti nella lingua italiana con Andrea Mangiarotti. Questa trasmissione, vi ricordo, è in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 e dulcis in fundo su kHz 9955 pari a metri 31. Facciamo un veloce riepilogo per i nuovi amici magari che per la prima volta ci sentono sulle onde corte. I Love Italy è un contenitore talk, magari anche musicale, qualche volta passiamo anche qualche canzone, dove si parla dell'Italia. Ricordiamo l'Italia degli anni 70, degli anni 80, quando eravamo tutti un po' più spensierati. Parliamo di cinema, di teatro, di economia, di politica, di religione e così via. E facciamo anche delle piccole monografie di personaggi, insomma, che hanno reso grande la nostra nazione. In apertura vi ricordo tutte le varie coordinate, se volete interagire con noi, di I Love Italy. Abbiamo la mia mail, andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, il mio sito internet andreamangiarotti.com, oppure potete visitare anche il sito della WRMI, wrmi.net. Se invece volete scriverci, magari in formato cartaceo, volete scrivere direttamente alla redazione di Radio Miami, l'indirizzo è WRMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Quest'oggi parliamo di un grande personaggio, insomma, italiano. Devo essere sincero, quasi nessuno lo ricorda e ne parla più, perché purtroppo anche lui è scomparso. E riagganciandomi all'argomento della scorsa puntata di I Love Italy, quando vi ho letto il bellissimo racconto L'appuntamento di mia cugina Marisa, si parlava di suicidio, in questo caso nel suo racconto per fortuna il suicidio è stato scampato, ma quest'oggi parliamo di un personaggio italiano che purtroppo pare si sia suicidato. Un personaggio che a me avrebbe avuto ancora tante cose da dire, purtroppo non ha potuto dirle, o perché non gli è stato concesso, o perché proprio non riusciva, perché era, diciamo così, anche se era molto ricco, ma era un ricco per certi versi povero. Quest'oggi parliamo di Edoardo Agnelli, il figlio appunto dell'avvocato Agnelli. Edoardo Agnelli era nato a New York il 9 giugno del 1954 e purtroppo è scomparso a Fossano il 15 novembre del 2000. È stato uno dei due figli dell'avvocato Gianni Agnelli. Di questo manager, di questo imprenditore italiano, mi ha colpito il suo modo di essere molto semplice e molto umile. Mi spiego. Lui proveniva da una famiglia agiata, l'avvocato Agnelli, insomma, è storia della nostra nazione per quanto concerne la Fiat Chrysler, ma anche per quanto concerne la Juventus, per gli amici che amano il football, come diceva il mio grande concittadino Giovanni Brera, il football, il calcio.
Edoardo Agnelli, quindi magari molti lo potevano immaginare come il tipico imprenditore manager di sani principi, persona quadrata, invece no, perché era tutt'altro. Pensate, ha compiuto gli studi al liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino, quindi nella scuola statale, proprio per essere uguale ad un altro ragazzo. Perché prima ho detto era un povero ricco? Perché era ovviamente miliardario, però in questo suo sfalzo, in questo suo modo, diciamo così, molto molto benestante di vivere, era povero perché aveva delle idee ed era poco compreso soprattutto dal padre. E pensate, a soli 22 anni polemizza sulla Stampa, il loro giornale appunto di Torino, la Stampa di Torino, contro Margherita Hack, definendo il valore dell'astrologia. Quindi già si appassionava di astrologia, ma non solo. Amava molto viaggiare, compie dei viaggi in India, dove conosce niente di meno che Sai Baba, successivamente a Teheran, dove rimane colpito dalla figura mistica dell'Ayatollah Khomeini, e si avvicina anche alla religione Islam sciita, anche se non era proprio professante, non era proprio, diciamo così, fondamentalista, oppure proprio si avvicina a questa religione. Nelle rare interviste concesse alla Stampa afferma di voler prendere le distanze niente di meno che dal capitalismo e sostiene di volersi dedicare a studi di teologia, religione, quindi indirizzo che io posso immaginare suo padre, appunto l'avvocato Agnelli, come si sia arrabbiato per queste sue per questo suo modo di vivere la vita, no? Perché benché fosse un ricco imprenditore, però era una persona molto umile. È questo che mi ha colpito, è per questo che vi voglio raccontare un po' la sua vita a grandi linee, appunto. E poi aveva delle idee innovative già ai tempi, stiamo parlando degli anni 90, insomma degli anni 2000, fine anni 90, sull'ecologia, soprattutto sulle macchine elettriche. Quindi era una persona per il periodo avanti anni luce. Mi dispiace che quasi nessuno lo ricordi. Io mi ricordo solo una trasmissione radiofonica, il Falco il Gabbiano di Ruggeri, che parlò proprio di Edoardo Agnelli, ma nessun altro, nessun'altra radio lo ricorda e lo cita. Io non capisco come mai, perché è una bella figura, insomma, di spessore, no? Perché in questa sua ricchezza denota invece una povertà, una umiltà quasi unica, e questo mi affascina veramente, veramente tanto. Poi altro che possiamo dire su di lui, che addirittura cerca di far valere le proprie idee, ma il padre non ci sente tanto. Addirittura scrive un articolo sul Manifesto, quindi il giornale del Partito Comunista, contro il padre, appunto Giorgio Agnelli, e il padre si è veramente tanto tanto infuriato. Poi purtroppo arriviamo all'epilogo finale. La mattina del 15 novembre 2000 il suo corpo senza vita viene rinvenuto presso la base del 35esimo pilone del viadotto autostradale della Torino-Savona. La magistratura conclude presto le indagini, formulando l'ipotesi del suicidio. Infatti la sua macchina era parcheggiata nella carreggiata e c'era appunto la portiera aperta e il bagagliaio socchiuso. Edoardo Agnelli riposa nella tomba di famiglia a Torino, vicino al cugino Giovanni Alberto Agnelli, agli zii Umberto e Giorgio, e di fronte al padre e alla madre. E la vita li termina qua. Io ringrazio per avermi ascoltato, e ringrazio soprattutto Jeff White per questa grande opportunità di poter essere qua a raccontarvi della mia nazione. Quest'oggi abbiamo parlato di Edoardo Agnelli, e direi di concludere la nostra trasmissione con la lettera che Edoardo Agnelli scrisse proprio alla sorella Marci prima di suicidarsi. Grazie ancora Jeff e buon proseguimento. Concludiamo con questa lettera di Edoardo Agnelli. Ora torno in Italia, Margi, rientro a casa, sono felice ma anche un poco in tensione. Papà mi ha parlato l'ultima volta che ci siamo sentiti di alcuni lavori
e di certi progetti dei quali, lo confesso nel particolare, ho capito ben poco. Oppure ho capito troppo bene e ora ho paura di aver inteso una canzone stonata. Insomma, Margherita, sto per cominciare a vivere come le regole della nostra famiglia impongono di fare. Sono certo di essere adeguato e all'altezza di questo compito, ma so anche, perlomeno, è una fastidiosa sensazione che mi punge l'anima, come una spina delle splendide rose bianche del tuo giardino, che dovrò a gioco forza scontrarmi con fatti e con persone distanti anni luce da me. Come da te, del resto, tu l'hai sfangata di lusso, sei la bimba di casa e alle donne della nostra famiglia, lo sai bene anche tu, è concesso levitare, anzi, meglio se lo fanno. Unica eccezione la zia Susanna, ma lei è di ferro, io sono il maschio e per me sarà tutto diverso. Dovrò farmi pietra per il senso e per il rispetto del dovere che in effetti porto dentro, si capisce. La vocazione, però, insinua altro tipo di scelte da quelle che invece sarò obbligato a fare. La laurea che ho raggiunto, per esempio, è un pezzo di carta e basta, giurisprudenza e lettere antiche. Eserciterò mai. Papà, avvocato, ha mai fatto l'avvocato. Lo sai bene che la mia mente vola alta sopra le megalopoli industriali e osservando con attenzione sotto, vede poco di buono e tantissimo da trasformare. Tu liberi te stessa con il pennello e con i colori a olio e così ti salvi, perlomeno galleggi sopra la tempesta. Io debbo ancora trovare il mio angolo privatissimo, la mia camera di decompressione, dove di tanto in tanto rifugiarmi per poter recuperare energie mentali. Vorrei per questo che papà mi stesse vicino per accompagnarmi lungo i primi passi del percorso che immagino sarà lungo e assai impegnativo. Mi auguro proprio che questo accada, anche se pensandoci provo un disagio simile alla paura. Vedremo comunque, io mi sento un leone, te lo garantisco, però nella savana da solo non ci sono mai stato e non so che cosa troverò, anche se posso ben immaginarlo. Una guida sarà indispensabile almeno per il primo tempo. Papà mi ha dato appuntamento a Torino, da lì mi ha detto andremo a Cap d'Antibes per imbarcarci sul Caprice, la nostra barca. Non credo proprio che la mamma verrà. Saremo solo lui ed io, perlomeno noi della famiglia. Forse Luca Montezemolo con noi deve farci sapere. L'importante è che si riesca a stare un pochino insieme, io e nostro padre, se non si annoia prima, come spesso gli capita. Dovremo fare vele per una settimana intera sul mare della Costa Azzurra. Sarà una novità per parlare e per progettare dunque. Di tempo ne avremo. Dirò a lui ciò che ho detto, già mille volte a te, e vedrò come la prende. Credo proprio sia l'unica cosa sensata che io possa fare in questo momento così delicato della mia vita. Di Edoardo Agnelli. www.andreamangiarati.com